l'uomo aumentato, cioè l'uomo con più device che lo fanno diventare più potente, sarà o meno la normalità? E allora, alla fine si arriva a questo, no? Se l'intelligenza artificiale può addirittura, ed è collegato a quello che diceva Dario, mettere in pericolo la democrazia. La risposta, ovviamente, è molto complessa, perché ha le basi attraverso cui bisogna conoscere tutta una serie di elementi per comprenderne l'insieme, no? È difficile comprendere cosa sta succedendo se non banalmente si capisce la differenza tra web e internet. Esagero se non si sa cos'è un dominio, cos'è un indirizzo IP, perché altrimenti non si riesce a comprendere l'insieme. La prima, innanzitutto, è di scenario, cioè l'intelligenza artificiale oggi, che cos'è? Si chiama intelligenza artificiale, ma in realtà non è proprio intelligenza artificiale. È una sorta di pappagallo che imita, che ripete statisticamente delle cose, un pappagallo stocastico che fa praticamente quello. Assomiglia a qualcosa di intelligente perché ci dà una bella impressione, ma in fondo non lo è attualmente. L'intelligenza artificiale, certo che sta cambiando il mondo, no? Per come lo utilizziamo, vedete le immagini, i deepfake, quello che è in grado di generare, però in realtà attualmente è ancora molto molto agli inizi. Gli inizi significa che attualmente non è in grado di come dire, pensare davvero, non è in grado di generare, di avere i processi cognitivi tipici del cervello, no? Tant'è che non riesce a fare certe connessioni. Esempio, se dite all'intelligenza artificiale di generare un'immagine di un fornello a gas, di quella una cucina a gas, vi fa i quattro fornelli e mette tre manopole. Assomiglia a una cucina, è anche fatta molto bene. Però noi sappiamo che se ci sono quattro fornelli ci vogliono quattro manopole. Lei no, perché non fa quel ragionamento, non fa quel tipo di associazione. E tuttavia oggi questi sistemi, quindi ChatGPT e tutti, no? E tutti gli altri prodotti simili, vengono utilizzati per produrre contenuti, ovunque, in continuazione. È quasi un po' il segreto di Pulcinella, no? Cioè gli studenti lo usano per fare le tesi, non lo dicono, i giornalisti lo fanno per creare gli articoli, lo usano per creare gli articoli, non lo dicono. E non è grave usarlo. Il punto è grave se facciamo fare a lui tutto. Se facciamo fare a lei, chiamiamola come volete, lui strumento, lei intelligenza, quello è il problema. Perché non è intelligente, sembra banale, ma non lo è. No? Quindi attualmente sono dei copiatori statistici, cioè copiano e provano a riprodurre. Certo, lo fanno in modo straordinario. Questo è un mio video, preso a caso così al volo. Quanta roba, questo è intelligente. No, non è intelligente, è bravo a prendere tutta la conoscenza a rimetterla insieme statisticamente. Lo so che sembra strano perché non siamo abituati, è qualcosa di completamente nuovo, ma piano piano ci faremo caso. Il vero passaggio successivo di cui dobbiamo forse tenere conto, non dico preoccuparci, ma lì sì che ci sarà un passo avanti, sarà l'intelligenza artificiale generale, okay? L'artificial general intelligence. Perché non c'è ancora. Ci sono dei rumors che dicono che OpenAI, sapete, il produttore proprietario di ChatGPT, abbia già creato questa intelligenza artificiale generale, che si chiama Q-Star, Q asterisco. Sono rumors, boh, l'avrà fatto, non la fa, è solo un'idea di marketing per far parlare di loro, o forse c'è già e aspettano a metterla sul mercato per rallentare e non innovare troppo velocemente. Fatto sta che l'intelligenza artificiale generale è qualcosa di diverso, perlomeno a livello teorico. Cioè è qualcosa che è in grado di replicare le complessità dell'apprendimento umano. Wow, allora è diverso. Vuol dire che io prendo un bambino, gli metto a disposizione il mondo, lui elabora, cresce e impara e diventa un adulto. Ma lo fa in un istante. Perché? Perché non ha bisogno di aspettare tutto il tempo biologico. Lo si fa immediatamente, velocemente, poi con i computer quantistici ancora di più. E sempre per, come dire, per avere lo scenario di riferimento, poi entriamo più nel dettaglio, per capire che cosa, avere qualche risposta a quelle domande, c'è un altro step, però questo è utopico quasi, no? È lontano, è anche un po' distopico, che è quello della singolarità, che è l'altro step ancora.
La singolarità deriva da un concetto di Einstein nella relatività generale, dove diceva che nei buchi neri la nostra concezione di fisica si ferma, perché non possiamo nemmeno immaginare, secondo le nostre conoscenze della fisica, cosa potrà esserci. E qui è uguale, è stato poi riutilizzato da Neumann nei primi del secolo scorso, riportato nel mondo matematico digitale, e l'ha utilizzata per questo, questa definizione, cioè è stata un po' mutuata, utilizzandola per dire l'intelligenza artificiale che arriverà alla singolarità sarà un'intelligenza che avrà meccanismi e logiche talmente diverse da quelle che noi conosciamo che non possiamo nemmeno immaginare, ma sarà sicuramente autonoma e avrà un suo modo di pensare, di riflettere, di mettere insieme i meccanismi in modo completamente diverso rispetto a quello umano. E quindi è questo forse quello che ci preoccupa di più, se dobbiamo immaginare appunto la paura tipica da film, no? Dello scenario distopico delle macchine che diventano cattivissime e ci inseguono con dei robot arrabbiati perché ci vogliono uccidere. Però non è quello il vero problema. I problemi sono altri. Il primo problema attuale a oggi è tutto molto veloce. Siamo passati dai social network che sono arrivati e hanno cambiato la nostra società in pochi anni. Io la vedo lunga perché ho iniziato nel 94 a fare le prime cose come programmatore, però, cioè in realtà un pochino prima, però diciamo che ho iniziato lì a farlo veramente per professione e poi quindi per me sono passati tanti tanti anni, ma per la maggior parte delle persone una decina, quindicina d'anni, prima non usavano tutto questo digitale, ok? E oggi è entrato nella vita, è normale dover pensare all'aspetto digitale di tutto. Ormai non c'è più qualcosa di digitale, è normalmente digitale. E tutto questo tocca tutto e tutti. Già succede questo, già avviene, tocca tutti i settori, no? Modifica tutto, la società, ogni aspetto, e questo è già successo, già succede. Ma adesso tutto è diventato ancora più veloce, esponenzialmente ancora più veloce. Guardate solo cosa è successo da un anno a questa parte. Poco più di un anno fa non c'era già GPT. È incredibile, no? Pensarci oggi. Ma come? Lo usiamo per tutto. ChatGPT per dire uno strumento, no? E allora lo usiamo anche perché oggi le aziende diventano più produttive, perché no? Quindi grazie a questi strumenti si possono permettere di fare più cose, nell'ambito sanitario banalmente, questo per guardare gli aspetti positivi, no? È straordinario, si possono fare cose mai viste, peraltro nel mondo della sanità, l'intelligenza artificiale è presente da molto più tempo, sono almeno 40 anni che esiste. No, che viene utilizzata per la diagnostica, per la prevenzione delle malattie, no, viene utilizzata un po' per tutto, per migliorare i percorsi di cura, e oggi si studia questo regolarmente, peraltro ho appena preso un incarico proprio qui al San Raffaele di Milano per la direzione, insomma, dei contenuti di un master proprio dedicato a questi temi. E anche servizi pubblici, che sono un po' nelle nostre tasche, sono quelli con cui oggi ci dobbiamo confrontare, che hanno passato anni di burocrazia, di strati burocratici sopra, stanno incominciando a migliorare grazie anche all'intelligenza artificiale. E poi dai, ci sono delle cose innegabili, aiuta l'inclusività, non ci sono dubbi, no? Ma fino ad arrivare all'applicazione dell'intelligenza artificiale a dispositivi fisici, oggi prodotti come questo, che una volta erano solamente, li vedevamo solamente nei laboratori, e oggi sono disponibili, costano $500, certo non è pochissimo, ma con $500 puoi, non dico sostituire completamente, ma aiutare molto, ad esempio, un paralizzato nel mangiare, senza dover per forza utilizzare sempre una persona. No, sono cose accessibili, disponibili, sino ad arrivare alle tecnologie più straordinarie, anche quelle disponibili, anche se costano molto di più. Ci si può allacciare un paio di scarpe. Poi certo, bisogna interrogarsi su tutte le disparità che questo crea, perché ovviamente chi è connesso, chi ha le connessioni più veloci, chi ha accesso a questo, avrà ovviamente un salto, sarà capace, potrà fare cose molto diverse rispetto a chi non ha accesso a tutto ciò. E ci sono anche degli aspettini negativi, quelli leggeri ancora, perché poi ci sono quelli più pericolosi, potenziali. E sempre, lo dico sempre da realista, ad esempio l'inquinamento che stiamo generando, tutti, non c'è qualcuno di più cattivo o meno cattivo, un pochino tutti, perché è pieno di rifiuti digitali dappertutto, e questi rifiuti digitali, soprattutto le nostre batterie quando le buttiamo via, alla fine ce li beviamo,
Perché succede così. E poi per avere i nostri dispositivi facciamo lavorare purtroppo bambini, minorenni che devono estrarre il tantalio, il cobalto. E poi buttiamo via tutto, server dappertutto perché c'è un'evoluzione, una trasformazione veloce. E l'energia, c'è un altro problemino, non basta. Non è sufficiente, sono energivori tutti questi. L'intelligenza artificiale, c'è energia. No, e poi si aggiungono le auto elettriche, e poi si aggiungono le criptomonete, e poi no, e tutto questo può, cioè, sarà sostenibile o no? Ma sicuramente questo è un grande interrogativo. E il più grande è uno di quelli con cui abbiamo iniziato, cioè come sarà quindi il futuro del lavoro? Una certezza è che tutto quello che potrà essere automatizzato lo sarà. È facile. Perché dal momento in cui un robottino che consegna a Londra, questi già circolano, costa molto meno rispetto a uno stipendio annuale di una persona, le aziende, boom, anche le più analogiche ci mettono un secondo ad innovare, non c'è niente da fare. Se il parcheggiatore che uno dice, vabbè dai, adesso il parcheggiatore, eh sì, ho capito, ma quando questo costa 20.000 euro e il parcheggiatore ne costa 80.000 all'anno, quanto ci mette anche il garage di provincia a sostituirlo? Niente. E di questo bisogna tener conto. Cosa possiamo fare noi? Io non lo so cosa possiamo fare noi. Essere consapevoli, questa è la prima cosa. Il resto lo devono fare chi? Quelli che ci guidano? Quelli che guidano il nostro futuro? Però attenzione, abbiamo visto che il mondo è grande. Anche se regolamentiamo qua, poi però cosa succede? Di questo ne parliamo meglio tra poco. Ma questi, cioè, perché questo pulisce un bagno? Peraltro ricordatevi anche che questi dispositivi non lo fanno in modo meccanico più, perché c'è l'intelligenza artificiale. E quindi se sposti la toilette, loro sono in grado perfettamente di pulirlo. Questo è un mezzo fake, nel senso che non esiste ancora un prodotto in grado di fare quello che vedete, ma non è completamente fake, se no non ve lo farei vedere. È la fase di training di un carrellone gigante con due braccia, che è in grado di potenzialmente fare il casalingo. Ancora bruttoni da vedere, però fanno cose divertenti, cioè mette la federa al cuscino, voi dite sì, ho capito, ma se il cuscino è più grande o più piccolo, e lui ha preso l'esperienza, perché l'hanno fatto tante volte, mette insieme e cerca di fare il suo meglio. E poi arriva anche Tesla, con il suo robot antropomorfo, che Apple ha appena smesso di investire nella nuova Apple Car, dice ma quale Apple Car? E si è spostata verso robot antropomorfi da portarci in casa. Ok, allora questo nell'industria anche. E sono intelligenti, sempre con l'accezione di intelligenza che conosciamo, ma non è in negativo, cioè quel tipo di intelligenza che impara dalla società, che impara dalla conoscenza e che la mette insieme in modo stupido, ma stocasticamente adeguato, è proprio quello che ci serve. Cioè l'idraulico che dice ehi, 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 ehi. Guarda che a me non mi sostituisce mica nessuno, voglio vedere, c'ho un'esperienza io, perché metto, faccio, ed è vero, ha una capacità intuitiva straordinaria quell'idraulico che è 30 anni che fa l'idraulico e riesce a capire dov'è la perdita anche quando in teoria il robot non ce la fa. Giusto, ma se per caso io prendo tutti gli idraulici idealmente e acquisisco la loro esperienza, cioè acquisisco il loro fare, quello che poi ottengo è il miglior idraulico di tutti gli idraulici esperti. Certo, ci sarà un 1% di errore in cui lui, con il suo ingegno, con la sua creatività umana, riuscirà a portarsi a casa, e che con la macchina no, ho capito, ma il 99 invece funziona, no? Allora, che fare davanti a tutto questo? Anche perché qui c'è anche un tema, come dire, importante, no? Perché è qui. Ci tocca da vicino, così come ci tocca da vicino la guerra fisica, che poi solo fisica più non è. E allora il tema è come regolamentiamo tutto questo? Come facciamo in modo che tutto questo funzioni senza crearci danni? No, ma anche perché, ricordiamoci, che dietro non è che l'intelligenza artificiale, i robot arrivano dal cielo e sono un prodotto divino che ci viene messo a disposizione, ci sono delle aziende. Okay. Che quindi ovviamente hanno il potere di fare cosa? Spegnere banalmente. Quindi non è che uno dice io uso ChatGPT per produrre contenuti, per fare ricerca. Oggi ha una potenza, capacità di calcolo di un certo tipo,
Ed è già successo, l'estate scorsa è successo, hanno ridotto la capacità dei server per ragioni di marketing, ma possono fare quello che gli pare. E quindi improvvisamente quel tipo di ricerca che pensavi di poter fare non lo puoi più fare, perché non è più garantito. E avanti così. Quella, la capacità non solo di leggere di cui parlava Dario nella cultura dei giovani, ma anche di influenzarla. Quindi di dire, aspetta, ti faccio vedere delle cose che in qualche modo rafforzano i tuoi bias cognitivi, rafforzano i tuoi errori, i tuoi pensieri verso una direzione o verso un'altra. E questo ovviamente è uno dei problemi di cui tenere conto. Ma che vogliamo regolamentare? Facciamo, cioè, voglio dire, concretamente. Allora, fino a ieri, in generale, e chi guidava il mondo per essere eletto doveva usare i social network e quindi tanta guerra non gliela fatta, generally speaking, come dicono gli inglesi, no? E in generale oggi le piattaforme, prima dell'intelligenza artificiale, hanno dimostrato di essere più potenti dei governi. No, guardate banalmente Musk che si è comprato X, Twitter. No? Ma anche perché oggi i deepfake che possono far vincere o perdere le elezioni, boom boom boom, arrivano così. Ma è pieno zeppo, dappertutto, di tutto e su tutti. E allora tu dici, sì, vabbè, ma poniamo un freno, no? Basta, cioè non si può andare avanti così, perché questo è pericoloso. Perché poi sapete che l'ordine, di la quantità di energia necessaria per smentire una fake news è un ordine di grandezza superiore a quella che aveva la fake news quando circolava, cioè è molto più difficile. Se io vi comunico una fake news a una massa di persone attraverso qualunque media, dopo voglio medium, e poi dopo voglio dopo dirvi che non era vero, ne raggiungo solo una piccola parte. Questo è un grosso problema. Ma chi è che può mettere freno a questo? Non esiste un governo mondiale. E forse, come diceva Dario, esperto, non ci sarà mai. Peccato. Perché forse è il momento in cui ci vorrebbe. Viviamo in questa long distance, nazionalismo a lunga distanza, dove tu puoi fare, come ha fatto adesso l'Europa, un regolamento europeo per l'intelligenza artificiale. A parte il fatto che noi siamo indietro, non abbiamo foundation model, dovete capire che, sapere che l'oro che sta alla base di tutti questi strumentini si chiama foundation models, cioè il fulcro pensante di queste macchine. La maggior parte dei vari strumentini che troviamo online e che ci propongono ogni giorno è basato sempre sugli stessi foundation model di proprietà di pochissime aziende e di pochissimi stati. In Europa abbiamo poca roba molto piccola. Negli Stati Uniti siamo certi che abbiano i più importanti, grandi, non sappiamo cosa abbia ovviamente la Russia e la Cina. E quindi per quanto noi si regolamenti, c'è pure l'open source, un po', come dire, però bisogna saperlo. Avete presente i software che puoi installarti sul tuo computer, in cui puoi guardare dentro, quindi il codice come è scritto, quindi quanto è sicuro, chi ce l'ha in mano, che cosa mi stanno facendo fare? Sì, quindi regolamenti di là, ma poi nel tuo computer puoi fare quello che vuoi, e quindi anche nei tuoi server. E poi c'è il tema legato alla privacy, legato a tutto questo, perché ragazzi, la privacy non è solamente nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, che cosa diffusa, no? Ma in realtà è sapere che tu sei insieme a quella persona qui, ora, è sapere che cosa ti sei detto in famiglia, nella chat, è sapere il tuo stato di salute sino nei dettagli, è sapere dove vai, con chi sei in tempo reale, come dicevo, e qualsiasi cosa sia oggi nel vostro telefono, no? E quella è parte della privacy, che va oltre peraltro, perché era nel telefono, ma adesso si sta spostando nel cervello. E non è fantascienza. Neuralink, il prodotto di Elon Musk, e con il pensiero, allora ci chiediamo, forse c'è anche un problema tra un po' di brain privacy, di privacy cerebrale. Cioè, quando, allora, se c'è un dispositivo in grado di leggere parti dei nostri pensieri, per quanto ancora rudimentale, poi dopo però allora dobbiamo preoccuparci che questi pensieri non finiscano in mani di terze, così come oggi avviene con i database rubati. E poi c'è il tema etico. Ma cosa vuol dire il tema etico? Perché dici, la tecnologia, ce lo siamo chiesti all'inizio, la digicrazia, l'etica, vanno d'accordo, non vanno d'accordo? Ma il vero problema è quale etica? Sapete che il MIT, il Massachusetts Institute of Technology, ha messo online, ancora online, un prodotto carino, una pagina, si chiama Moral Machine. Voi potete entrare, l'ha fatto per vedere un po' quali sono le diverse
tipi di etica morale nel mondo, e dove una serie di vignette tipo questa, che adesso vi racconto, hanno permesso di raccogliere diversi tipi di visione etica del mondo. E allora questa è la più semplice, una macchina, un'automobile che si guida da sola, quindi che ha un sistema di intelligenza artificiale che è in grado di dirgli cambia corsia, fai così, frena, non frenare, si trova di fronte a queste ipotetiche ipotesi. Cioè, quindi da una parte è una signora anziana e dall'altra è un bambino, non può frenare, non può. Ci sono casi in cui la terza ipotesi va a sbattere, quindi uccide il passeggero. Potete scegliere. E quale si sceglie? Già banalmente nel mondo più est-asiatico tendono a salvare la persona più anziana, nel mondo occidentale tendono a salvare il bambino. Quindi anche quando andiamo a mettergli l'etica, quale gli dobbiamo mettere? No, è un altro grande interrogativo. E poi chi la mette? Secondo quali regole? E poi c'è il copyright legato all'intelligenza artificiale. Anche lì, attualmente non solo non è percepito quel concetto, ma per di più, miseria, attualmente i grandi hanno portato via tutto, si sono mangiati tutti i dati, tutto quello che c'è. Cioè, quando chiedete di fare un'opera carina in stile Picasso, lui la fa perché ha digerito tutto quello ed è in grado oggi di, come dire, portare e di generare contenuti grazie all'ingegno umano. E peraltro nei disclaimer, negli accordi di queste piattaforme c'è scritto che poi quel risultato è tuo. Capito, il tuo è mio, però c'era un altro dietro che... Quindi questo sta distruggendo parte, no, del settore creativo, no, e dell'ingegno umano. Pensate ai doppiatori, via. I traduttori non ci sono più, via. Via. E quindi che si fa? No, e poi c'è, come se non bastasse, c'è anche il problema della sicurezza informatica. Perché? Perché questi sono potentissimi e quindi sono sistemi in grado di bucare sistemi più velocemente di prima. Anche se il più grande, il punto più debole di un sistema informatico si trova tra la tastiera e la sedia. Cioè la maggior parte degli attacchi avviene attraverso ingegneria sociale. Cioè siamo noi le vittime, perché magari i computer sono veramente sicuri, ma se noi diciamo sì, vai, clicca, sì, ti do i dati, sì, entra, e loro entrano, perché così vinco l'IP da metà prezzo. No? E allora che cosa bisogna fare? Bisogna tenere l'uomo al centro, è molto importante questo. Io peraltro ho scritto un libro, Cyber Humanism, edito Sole 24 Ore, credo sia un firmacopie dopo, più avanti, guarda. Parte, non lo so, adesso me lo dicono, e dove tratto tutti questi temi proprio per cercare di capire e offrire delle potenziali soluzioni. Anche perché qui, voglio dire, tu puoi regolamentare tutto questo, ma lo fai qua, e fuori da questa stanza ci sono altre regole ancora. E una volta la nostra percezione di Stato, no, era quella dove come dire, toccavo coi piedi, che è ancora più che valida, tocco, cammino, qua. Passo il tempo qua, sono culturalmente, no, influenzato da questo territorio, ho amicizie, scambio denaro, scambio amore, no, eccetera. Ora tutto questo avviene su un livello diverso, cioè non c'è neanche più il territorio, quando dici no, quell'altro magari si trova dall'altra parte del mondo, ma è indifferente, si trova lassù, online. E quindi lì, oggi, molti dei nostri ragazzi sono influenzati, chi ha figli lo sa. I video principali degli principali influencer non sono quelli nostrani, sono quelli americani, anche per i nostri figli. E quindi il linguaggio cambia rispetto a quello, si vogliono prodotti che sono là, si vive quella cultura, si scambiano amicizie in culture sparse, denaro, che è digitale e lo è sempre di più. E quindi non ce l'ha più il punto di riferimento fisico. E quindi però le regole sono fisiche. Cioè, afferiscono a quel luogo fisico dove apparentemente vivi, ma non viviamo più lì. E per di più non c'è nemmeno la barriera linguistica, avete visto? È così. E allora io posso regolamentare tutto. E poi da uno staterello di quelli che abbiamo visto prima, là piccolino, dove c'è magari un dittatorino, da lì partono tutti i fake, tutti gli attacchi informatici, e anche quelle robine in lingua italiana dove mi arrivano email tutti i giorni dicendo ma perché la polizia non fa qualcosa? Io collaboro con la polizia per aiutarli a fare questo e sono bravissimi, ma come fanno a fermare gli attacchi che arrivano dall'isoletta del dittatore?
cioè, ecco, dall'isoletta, insomma, dalla penisoletta, sempre per non fare nomi. No, no, come fanno? E arrivano in italiano, perfetti! Anzi, è uno dei luoghi dove questo avviene di più. E allora qual è il futuro che io immagino? Un futuro in cui ci sia collaborazione, non ci sia integrazione. No? Quando sento parlare di transumanesimo mi viene male, perché immaginate un uomo trasformato con tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso dentro, e quindi con un click lo fai anche camminare a questo punto. Avete visto quando ci sono gli scarafaggi che vengono mossi dai ricercatori attraverso dei microchip. E quindi è l'uomo aumentato forse la strada, no? Un uomo che, così come questa è una protesi passiva, questa è una protesi attiva, anche il telefono un po' lo è, piano piano ci siano protesi che ci servano, ma che non siano integrate, siano rimovibili, perché altrimenti diventa un problema. E soprattutto ognuno di noi, per chiudere, in questo momento ha mille problemi, ha i propri, del presente, e non riesce a guardare troppo a questo. Ma è già successo in passato, chiunque ne avete visti, ne avete conosciuti, è rimasto indietro nel digitale, ha visto il famoso cambi o muori, che portavo peraltro in giro tanti anni fa, nei vari convegni, e no, dove c'è chi non è cambiato e non ce l'ha fatta, non riesce più a competere, è indietro, oggi è indispensabile. Ora anche tutto questo deve rientrare nelle normali competenze, processi aziendali, anche se ci sono difficoltà. E allora questa vignetta, che per chiudere mi piace tanto, che, no, dove io arrivo, dove uno arriva e dice: guardate che c'è tutto questo problema qua di cui ha parlato Marco Camisani Calzolari. E noi dico: no, guarda, scusa, simpatico, bello, ho capito, però adesso dobbiamo fare altre cose. Sì, ma bisogna pensare anche a quello, perché altrimenti è un problema. Grazie.